Bentrovati a questa edizione di TG Giorno. Nella notte tra sabato e domenica un cedimento del piano stradale sulla strada che porta a Sant'Anna di Stazzema ha costretto il comune di Camaiore, quella è una zona appunto sotto il comune di Camaiore, a dover bloccare il traffico per consentire le opere di ripristino. Gli effetti del maltempo delle scorse ore continuano a farsi sentire in maniera pesante sulle viabilità collinari della Versilia. Questa è via Balsafiorita, la strada che porta a Sant'Anna di Stazzema passando da Monteggiori, dove nella serata di sabato si è verificato un cedimento del versante che ha provocato un profondo avvallamento nella sede stradale con l'apertura di una lunga crepa nell'asfalto. La frana è ancora in movimento, come confermato dall'assessore alla protezione civile del comune di Camaiore, Graziano Dalle Luche, tra i primi ad intervenire per verificare la situazione. Si sta muovendo, tant'è che, come dicevo prima, abbiamo messo, ieri sera abbiamo messo dei sensori artigianali, giusto così, ne avevamo messi 6, stamattina c'era solo 4, quindi, cioè, scusa, ce n'era soltanto 2, quindi 4 sono partiti, vuol dire che la frana si sta muovendo. Tra l'altro sì, ora si vede bene anche perché ieri sera era un po' più, la depressione era diversa da ora, ora si è abbassata ancora di più. L'abitato di Sant'Anna è quindi semi-isolato, dato che la viabilità alternativa è quella che passa da Camaiore, ma la strada è impercorribile dai mezzi di grosse dimensioni, come quelli del trasporto pubblico. Lì praticamente è l'unico accesso perché poi quello di Camaiore la strada è molto stretta, quindi non consente il transito a mezzi di dimensioni più ampie, quindi è l'unico accesso al Parco Nazionale della Pace. Quindi non è un tema solo comunale, ma un tema intercomunale sul quale stiamo operando io e il sindaco di Stazzema, Maurizio Verona, per poter trovare al più presto una soluzione. Nella mattinata di lunedì si terrà una riunione intercomunale tra Camaiore e Stazzema per studiare gli interventi da mettere in atto. Certo è che si prospettano tempi lunghi per il ripristino della circolazione veicolare. E stamane, infatti, dopo questa riunione c'è stato un sopralluogo da parte del sindaco di Stazzema Verona e dall'assessore alla protezione civile di Camaiore, Graziano Dalle Luche. Tra le ipotesi allo studio c'è quella di realizzare un bypass sul costone che stiamo vedendo in queste immagini per poter consentire appunto il traffico, soprattutto dei pullman, perché a Sant'Anna di Stazzema, al Parco della Pace, sono attesi per i prossimi mesi circa 7.000 ragazzi in gita. Ovviamente su questo argomento torneremo nei nostri TG della sera. Restiamo in tema, ci spostiamo però a Villa Basilica, sulla provinciale 55 a Biecina, dove c'è stato anche qua una frana. Una frana con massi anche di notevoli dimensioni ha interrotto sabato notte la strada provinciale 55 di Boveglio, nel comune di Villa Basilica. Fortunatamente nessuno stava transitando in quel momento e non ci sono state conseguenze per le persone. Sul posto, nelle prime ore della mattina, è intervenuto il personale incaricato dalla provincia di Lucca, che ha parzialmente rimosso il materiale franato, rendendo percorribile la carreggiata a senso unico alternato. Sempre la provincia dovrebbe rimuovere terra e sassi entro la giornata di lunedì, ripristinando il doppio senso di marcia. Il tutto per garantire in sicurezza il transito verso i paesi di Colognola e Boveglio e verso le cartiere che si trovano oltre la località Biecina. La frana è stata provocata dalle piogge che hanno interessato la Toscana del Nord in questo weekend. Cambiamo argomento, andiamo nel Compitese dove si è aperta domenica la mostra delle camelie, nonostante il maltempo, tantissimi visitatori. Nonostante il maltempo, non sono mancati i visitatori nella prima domenica della mostra delle camelie. Il camelietto di Sant'Andrea di Compito, in particolare, il cuore della manifestazione, in mattinata è stato preso d'assalto dai turisti provenienti anche da fuori provincia. Tutti ansiosi di ammirare tramite le visite guidate le tante varietà di questa pianta dai fiori colorati, della quale il Borgo del Compitese per un mese all'anno diventa capitale nazionale. Ci sono più di 2.500 camelie all'interno del borgo e solo all'interno del camelieto, che è uno dei più grandi d'Europa, ci sono 1.500 camelie. Quest'anno la mostra compie 35 anni e per l'occasione la manifestazione si svolge su 4 fine settimana anziché i consueti 3 weekend. Gli organizzatori hanno già registrato un boom di prenotazioni, previsti oltre 1.600 visitatori provenienti dall'Italia e dall'estero. Ci sono già più di 100 pullman prenotati,
e gli eventi in programma sono veramente molti. Ci sarà la possibilità per la famiglia di passare una bellissima giornata all'interno di questo borgo, con animazione per i bambini, spettacoli, concerti, mostre di fotografia e pittura. Tra le novità di quest'anno, l'ampliamento dell'area enogastronomica. Oltre alla zona ristoro del centro culturale compitese, è stato allestito anche un bar all'interno del Camelieto, attrezzato per la vendita di panini realizzati con prodotti del territorio. Tanti laboratori in programma, come quello di carta giapponese per la produzione di portacandele e lanterne, il laboratorio di cucito, quello fotografico sui ritratti e quello serigrafico. Il prossimo appuntamento con la mostra delle camelie è per sabato 9 e domenica 10 marzo, sperando nella clemenza del tempo. E adesso ci spostiamo in centro storico, perché dopo decenni di abbandono apre finalmente il cantiere dell'ex cartiera Pasquini. L'albergo fantasma diventerà una palazzina residenziale. È infatti partito il cantiere per la ristrutturazione dell'ex cartiera Pasquini tra via Michele Rosi e via Buiamonti a Lucca. Il committente è la società Lucca Lifestyle ed il cantiere è stato aperto da una cordata di aziende guidata da Ippolito Costruzioni, che ha innalzato una gru a pochi metri dalle mura. Il progetto sarebbe quello di realizzare 30 appartamenti all'interno dell'immobile. Una svolta storica dopo un'attesa di decenni. La vecchia cartiera Pasquini cessò completamente l'attività negli anni 80 e da allora l'edificio è rimasto inutilizzato. A metà degli anni 90 la famiglia Pasquini iniziò la ristrutturazione che, grazie alla nuova destinazione d'uso concessa dal comune, avrebbe dovuto trasformare la struttura in un albergo a 4 stelle con 110 camere. I costi lievitati e varie beghe di altro tipo però fecero naufragare il progetto. Sono seguiti vari passaggi di proprietà e alla fine l'immobile è finito nelle disponibilità di una società immobiliare romana che avrebbe dovuto metterlo all'asta lo scorso anno. Prima dell'asta però è stato trovato un accordo per il passaggio dell'ex cartiera ad Ippolito Costruzioni e Lucca Lifestyle e nei giorni scorsi è stato allestito il cantiere che mira al recupero dell'immobile. Ci spostiamo a Carrara, dove a Carrara Fiere si è inaugurata la Tirreno CT e Balneare, le fiere dedicate appunto alle ditte che si occupano di catering e di stabilimenti balneari. Un nastro di pasta tricolore in pieno stile Tirreno CT, quello tagliato per la 44esima edizione della manifestazione dedicata al food e per la 25esima edizione della Fiera Balnearia, entrambe ospitate nei padiglioni di Carrara Fiere. Tirreno CT arriva alla sua 44esima edizione e dimostra come una fiera di questo genere sia un punto di riferimento per tutto il settore turistico, per l'accoglienza, per la ristorazione e anche per il settore balneare. Punto di riferimento per il settore dell'accoglienza e dell'ospitalità, la fiera è stata inaugurata alla presenza del Presidente della Regione Eugenio Giani, degli onorevoli Andrea Barabotti e Susanna Ceccardi e di Gianni Lorenzetti e Francesco Persiani, rispettivamente in rappresentanza della provincia di Massa Carrara e del Comune di Massa. E devo dire la manifestazione più importante che qui in quello che è il polo espositivo di Carrara si riesce a vivere, e questo lo dicevo all'amministratrice, alla dottoressa Bianchi, è il viatico di un rilancio del polo fieristico di Carrara, di cui come Regione Toscana ci sentiamo molto orgogliosi. 44esima edizione di una fiera importantissima per tutta Italia, per il settore balneare e che dà lustro anche alla provincia di Massa Carrara. Il governo è al lavoro per tutelare un settore turistico che dà lavoro a migliaia di persone in Italia. Miriamo a portare risultati certi e chiari entro la fine, prima dell'estate. Oltre ad incontri e conferenze, nei 4 giorni delle fiere si svolgeranno anche sfide e fornelli, come il pentathlon della cucina e il triathlon del microonde per la Tirreno CT, e dibattiti sul futuro delle imprese balneari in virtù della direttiva Bolkestein e sulle novità del mondo digitale per le aziende di balnearia. La nostra fiera ormai è un punto di riferimento per tutti, della quale ovviamente siamo anche orgogliosi e ci teniamo che abbia una implementazione e un ingrandimento che sia adeguato alle sue aspettative. E adesso ci spostiamo a Barga, perché anche il Comune della Valle del Serchio parteciperà alle celebrazioni per il centenario della morte del maestro Giacomo Puccini.
Anche Barga renderà omaggio con un programma di iniziative davvero di ampio respiro e che travalicheranno anche i confini nazionali al centenario di Giacomo Puccini. Barga e Puccini è il nome che porta il fitto calendario presentato nella sala consiliare di Palazzo Pancrazzi, con il coinvolgimento nell'organizzazione dal comune a tantissime realtà barghigiane e non. L'obiettivo principale è celebrare un rapporto lontano tra questa terra e Puccini attraverso Giovanni Pascoli. Per tutto il 2024 in programma numerosi eventi tra concerti, spettacoli, presentazioni e mostre capaci di mettere in luce ogni aspetto della vita culturale di Barga. Barga e Puccini vedrà il primo appuntamento il 19 marzo prossimo con una conferenza a Fornaci. Tra i tanti eventi di spicco, l'appuntamento con la musica del 16 aprile alle 18 alla City Chambers, città di Glasgow, con il concerto Puccini Rhapsody a cura dell'Associazione Lucchesi nel Mondo. Ci sarà poi un mega concerto dedicato a Puccini all'interno della KME di Fornaci dal titolo Puccini Gala, omaggio al maestro Giacomo Puccini nel centenario della sua morte, che andrà in scena il 2 giugno alle 21. Tra gli altri eventi, il 5 aprile alle 21 al Teatro dei Differenti di Barga, l'altro Giacomo di e con Renato Raimo, lo spettacolo che fa parte della stagione di prosa del teatro. Tante saranno nei prossimi mesi anche le conferenze e le presentazioni di libri, ma soprattutto tanti anche gli appuntamenti musicali e le mostre. Il calendario coinvolge anche quattro fondazioni del territorio, Fondazione Ricci, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Fondazione Pascoli e Fondazione Banca del Monte di Lucca, con mostre che si terranno tra Barga, Castelvecchio Pascoli e Lucca. E adesso chiudiamo con il carnevale, perché c'era ancora attesa per i verdetti del carnevale pietrasantino. A vincere è stata Brancagliana per la seconda volta. Non lo so. Carro allegorico, premio Frido Graziani, prima classificata, punti 150,50. Brancagliana! È stata Brancagliana con il suo La battaglia dei colori, La contrada, che si è aggiudicata il premio per il miglior carro dell'edizione 2024 del Carnevale di Pietrasanta. I verdetti sono stati letti in un affollatissimo atrio del comune dopo che la sfilata è stata interrotta a causa della pioggia. Incontenibile l'entusiasmo della contrada per questo bis eccezionale. Sì, abbiamo vinto anche l'anno passato, quest'anno il secondo premio. Abbiamo lavorato tanto quest'anno, abbiamo rifatto tutto il carro nuovo e molto impegno di tutti. Secondo gradino del podio per Antichi Feudi, mentre terza si è posizionata a Strettoia. Nelle mascherate ad aggiudicarsi la vittoria è stata proprio Strettoia, seguita da Africa Macelli e Brancagliana. Soddisfatto per questa edizione del Carnevale il sindaco Alberto Stefano Giovannetti. Sì, una bella edizione, il bis di Brancagliana, complimenti a tutte le contrade perché... Sicuramente per la giuria non è stato facile scegliere il primo, il secondo, il terzo e così via. Quindi un ringraziamento a tutti per rendere Pietrasanta in questo momento dell'anno bella, felice, meravigliosa, fantastica. È stata una bellissima edizione. Bene, con questo si chiude la prima parte di TG Giorno. Tra poco la pagina sportiva.